Quella sera io e Giulia ci siamo scritte fino alle 22:30. Sapevo che era con lui. Poi lei non ha più visualizzato i miei messaggi, ma io al momento non mi sono preoccupata. Poi all'1:30 mio padre ha scritto nella chat di famiglia: «Giulia, dove sei?» Sono andata a letto e non riuscivo a dormire. Quella notte avevo un'oppressione tremenda. Alle 8 di mattina arriva un messaggio di mio fratello che mi chiede: «Sai dov'è Giulia?» «Non è tornata a casa. Ero in bagno, sono scoppiata a piangere. Ho capito subito». Così Elena Cecchettin ha rivissuto la tragica serata del 12 novembre scorso, in cui sua sorella Giulia è stata vittima dell'ex fidanzato Filippo Turetta, coetaneo delle due giovani. Elena aveva già saputo che quella sera Giulia avrebbe trascorso del tempo con Filippo in un centro commerciale. A ricevere un messaggio preoccupante da parte del padre, l'ansia aveva cominciato a farsi strada in lei. Quando poi si è resa conto che la sorella non era rientrata a casa, nel profondo del suo cuore aveva temuto ciò che purtroppo si sarebbe poi rivelato nella sua tragica realtà. Elena conosceva bene Filippo e il suo comportamento oppressivo nei confronti di Giulia. Anche dopo la fine della loro relazione, il giovane insisteva nel voler essere costantemente con lei, nel controllare ogni aspetto della sua vita. Elena aveva ammesso di non aver mai tollerato questo atteggiamento. Dopo l'omicidio di Giulia, la sorella aveva puntato il dito contro una società patriarcale che, a suo parere, non insegna agli uomini ad amare, bensì a possedere. Nonostante le critiche e gli attacchi ricevuti per queste affermazioni, Elena non ha alcuna intenzione di ritrattare e ha anzi approfondito ulteriormente il concetto che voleva esprimere. Misoginia e sessismo sono fenomeni autorizzati da una società profondamente patriarcale. Si possono fare tanti esempi. Se una ragazza ha avuto molti partner, non viene considerata come un ragazzo che ha fatto lo stesso. Come ti vesti, come ti comporti, il giudizio non è mai uguale. Questi sono pensieri ben radicati, ma che vengono sminuiti, banalizzati, perché appaiono normali. Il controllo comincia sempre dietro la maschera dell'aiuto, della cura. Si normalizzano da principio atteggiamenti che sembrano lievi, poi via via peggiori. Bisogna iniziare a puntare il dito sulle cose piccole, lo svalutare le donne, per esempio. Oggi Elena Cecchettin aspira a un significato più ampio. Il suo intento è trasformare il suo messaggio in un appello universale. Auspica che l'immagine di Giulia non sia associata solamente al suo aguzzino, bensì alla battaglia per l'indipendenza delle donne. E sottolinea: «Non ho intenzione di lasciare le mie battaglie. Non mi sottraggo al compito che oggi mi tocca. Ma non voglio nemmeno che la mia vita diventi in funzione di quello che è successo a mia sorella. E neppure vorrei che mia sorella fosse ricordata solo in relazione al suo assassino. È morta perché voleva essere indipendente, per la sua libertà. È un paradosso che il suo nome resti legato a chi l'ha uccisa. Giulia è anche il simbolo della battaglia contro il femminicidio. Anche, ma non solo». Filippo Turetta ha trascorso le festività natalizie nel carcere di Montorio, Verona, dove è stato rinchiuso dal 18 novembre. Attualmente si trova nella sezione dell'infermeria, dove i medici e il personale carcerario monitorano attentamente le sue condizioni psicologiche. Qui gli è concesso leggere libri, guardare la televisione e giocare ai videogiochi. In cella con lui condivide lo spazio un altro detenuto di 60 anni, condannato per reati finanziari, il quale è incaricato di sorvegliare Turetta per prevenire eventuali gesti autolesionistici. Sembrerebbe che Turetta si sia isolato completamente, parla poco e fatica persino ad alzare lo sguardo. Durante un incontro con il suo avvocato, avrebbe espresso vergogna per le sue azioni. Nonostante l'ammissione delle sue responsabilità, non ha fornito una chiara spiegazione su come e perché avrebbe attaccato Giulia con tale violenza, né ha chiarito cosa si fossero detti o come si fossero svolti esattamente gli eventi. Per ora, conosciamo i dettagli dell'aggressione che si sono svolti in due fasi distinte. Inizialmente si è verificato un primo episodio in un parcheggio nelle vicinanze della casa della giovane a Vigonovo, Venezia. Successivamente, un secondo attacco si è consumato nella zona industriale di Fossò,
un altro paese nelle immediate vicinanze. È qui che l'assassino ha colpito la giovane con un coltello fino a causarne la morte. Subito dopo il delitto, Filippo Turetta ha spostato il corpo di Giulia nel suo veicolo e l'ha abbandonato in una scarpata nella provincia di Pordenone, nei pressi del lago di Barcis, una zona familiare al giovane. Successivamente Turetta ha intrapreso una fuga in auto che si è protratta per una settimana, terminando a Lipsia, Germania, dove ha esaurito sia i soldi che la benzina. La polizia tedesca lo ha identificato e fermato lungo l'autostrada. Nello stesso giorno, al mattino, è stato ritrovato il corpo di Giulia. Attualmente si sta indagando sulla possibile presenza dell'aggravante della premeditazione nel comportamento di Turetta. Qualora emergesse che il ragazzo abbia agito seguendo un piano ben pianificato, ciò potrebbe portare a una condanna all'ergastolo. Per cercare di comprovare queste ipotesi, saranno fondamentali i risultati dell'autopsia sul corpo di Giulia e le analisi condotte sulla vettura dell'arrestato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e ora è nelle mani dei carabinieri del RIS di Parma. Attraverso l'esame si cercherà di stabilire se l'aggressione mortale ha avuto luogo all'interno dell'auto e in quale posizione si trovassero i due ragazzi durante quel tragico momento. Gli avvocati della famiglia Cecchettin e quelli della difesa hanno avuto l'opportunità di designare consulenti per partecipare a tali indagini. Un altro interrogativo riguarda la strategia difensiva di Turetta. Il giovane potrebbe richiedere una perizia psichiatrica con l'auspicio di ottenere attenuanti? Al momento la difesa sembra prendere tempo. Ciò che è certo è che Turetta si era recentemente rivolto a uno sportello psicologico su consiglio di Giulia stessa. La ragazza aveva compreso che il suo ex fidanzato, diventato ossessivo, aveva bisogno di assistenza. Pur avendovi partecipato, sembra che i limitati incontri con lo psicologo non abbiano risolto i suoi problemi.